trovate a tutti per un nuovo aggiornamento meteo. In queste ultime ore è iniziato a nevicare debolmente su alcune zone anche di pianura del nord Italia, principalmente del nord-ovest. Fiocchi deboli a Torino e Cuneo, da metà pomeriggio in forma sporadica anche a Milano, neve un po' più coerente invece ad Aosta e qui per la terza volta negli ultimi 15 giorni. Nelle prossime ore è attesa una temporanea estensione dei fenomeni a quote molto basse anche ad altre zone del nord per il sopraggiungere della parte più attiva della perturbazione che vediamo ben inquadrata dall'animazione satellitare di oggi, lunedì 4 dicembre. Continuerà comunque a trattarsi di fenomeni deboli e pertanto nelle zone di pianura, stiamo parlando di quelle nord-occidentali, potremmo avere al più locali e temporanei attecchimenti, ma nessun accumulo al suolo e un po' di bagnastrada nei grandi centri urbani. Quasi tutta pioggia o piovigine invece in pianura sulle regioni di nord-est. Il centro motore di questo episodio, un vortice ciclonico con minimo di 995 ectopascal attualmente attestato su una manica, evolverà piuttosto rapidamente verso Levante, tanto che domani, martedì 5 dicembre, lo ritroveremo già sulla Polonia. La coda nuvolosa verrà trascinata anch'essa verso est e così martedì matureranno le condizioni per qualche pioggia sulle regioni nord-orientali, i residui spostati di neve a quote collinari, ma soprattutto al centro in direzione del sud, in modo particolare lungo il lato tirrenico. In questo caso la neve però sarà attestata a quote di montagna. Le prime schiarite sui versanti occidentali della penisola e anche in Sardegna, battuta da un forte maestrale, testimonieranno l'ingresso di aria più asciutta che porterà poi ampi rasserenamenti su molte regioni dell'Italia tra mercoledì 6 e soprattutto giovedì 7 dicembre, anche se dobbiamo tenere conto di un po' di nuvolosità in transito, in modo particolare sulle isole in Calabria, nella giornata di mercoledì, e questo per la presenza di un piccolo vortice sul Nord Africa. Nel frattempo in Atlantico andrà rapidamente maturando una nuova imponente saccatura che dal Canada si porterà velocemente verso le isole britanniche. In testa a questa nuova figura una lunga perturbazione che nella giornata di venerdì, quindi nel giorno dell'Immacolata, impatterà piuttosto brutalmente contro l'arco alpino, generando quindi un'onda secondaria sui nostri mari di ponente. Nascerà così una nuova figura ciclonica tutta nostrana che porterà proprio per l'Immacolata un deciso peggioramento dello stato del tempo su tutta l'Italia, con pioggia, vento forte, ancora nevicata a quote basse o collinari sulle regioni nord-occidentali. Da valutare eventuale interessamento delle aree di pianura, ma al momento la probabilità ci sembra piuttosto bassa. Sabato poi tutto evolve verso Levante, si apre al nord in Toscana e in Sardegna, mentre il maltempo si concentrerà tutto sulle regioni meridionali. Stiamo correndo un po' troppo in là, andiamo allora ad esaminare un po' più in dettaglio il quadro nazionale per le prossime ore. Martedì 5 dicembre nuvolosità piuttosto diffusa su gran parte delle nostre regioni, con possibilità di precipitazioni sparse al mattino su Triveneto e Emilia Romagna, con limite delle nevicate tra 300 e 500 metri. Fenomeni un po' più generosi nel corso della giornata su Umbria, Marche, Lazio e Campania, localmente anche temporali a ridosso della fascia costiera tirrenica, specie tra Lazio e Campania, in successivo trasferimento al resto del sud tra il pomeriggio e la sera. Limite delle nevicate compreso tra 1400 e 1600 metri. Schiarisce invece sulle regioni nord-occidentali, specie in montagna, poi apertura anche in Toscana e da metà mattinata anche sulla Sardegna. Sull'isola e anche sulla Sicilia soffrirà forte il maestrale, i mari saranno agitati. Le temperature sono previste in lieve rialzo nei valori notturni, ma avremo un po' di freddo umido sulle regioni settentrionali e questo soprattutto nelle zone lontane dalle Alpi, non soggette a ricaduta favonica. Mercoledì 7 dicembre nubi stratiformi a tratti estese, ma senza precipitazioni in transito sull'isola in direzione della Calabria. Altrove alternanza tra nuvolamenti e schiarite, queste ultime più ampie e durature sulle regioni di nord-ovest e sull'alta Toscana. Avremo ancora maestrale moderato al centro e al sud, i mari mossi, le temperature non subiranno variazioni apprezzabili. Infine la tendenza successiva che vedrà un giovedì nel complesso abbastanza soleggiato e poi guardate partina a destra il nuovo guasto atteso invece per il venerdì dell'Immacolata. Bene, per il momento non abbiamo altro da aggiungere, voi rimanete aggiornati iscrivendovi al canale, seguite anche il nostro sito web. Con questo vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio ancora una volta per i vostri apprezzamenti nella sezione dei commenti, vi saluto e vi attendo al prossimo video, a risentirci da Luca Angelini.